Indubbiamente gli Stati Uniti sono il paese principale dell'alleanza, questo non è una esperta, sono la maggiore potenza militare, la maggiore potenza economica, la maggiore potenza politico-culturale, quindi indubbiamente gli Stati Uniti hanno un peso predominante anche rispetto a tutto il resto dell'Europa. Questo non cancella il fatto che poi i paesi europei abbiano volontà proprie. Che spesso non sono coincidenti tra di loro, ma ovviamente se il tuo ruolo dentro l'alleanza è inferiore, di conseguenza sarà inferiore anche la capacità che hai di far sentire la tua voce. Anche se si avessero gli strumenti per far sentire la voce, non sempre i paesi europei sembrano avere qualcosa da dire di così lucido e importante, nel senso che probabilmente, anzi sicuramente noi, vale soprattutto per l'Italia, vale per molti altri paesi europei, rispetto agli Stati Uniti siamo molto indietro a livello di coscienza strategica, di quali siano effettivamente gli interessi di lungo termine e verso che direzione si voglia andare. E questo vale anche per il conflitto ucraino, sono piuttosto d'accordo con quello che ho sentito dire sul fatto che è necessario alla fine capire cosa si vuole ottenere. Cioè, ed è una delle critiche che è stata fatta, ma anche dentro gli stessi Stati Uniti, per dire, una delle critiche principali che è stata fatta a Biden è quella di non aver posto di fatto degli obiettivi o dei paletti all'Ucraina, se non quello di dire vi diamo tutto ciò che chiedete e vincete la guerra. E questo appiattimento degli interessi di tutto il blocco euroatlantico su quelli che sono i legittimi interessi nazionali dell'Ucraina, così come vengono espressi dal governo ucraino, risulta sicuramente deleterio e limitativo del ruolo che bisognerebbe avere. Cioè, a un certo punto bisogna capire, come si diceva, se si vuole respingere il tentativo russo di controllare tutta l'Ucraina, se si vuole riconquistare la Crimea all'Ucraina, con tutte le difficoltà del caso che ci sono, vista la storia che è stata anche riassunta della Crimea, vista la sua specificità etnico-culturale, visto il fatto che la Russia lo considera una parte indissolubile del proprio territorio nazionale, e poi con anche un ragionamento più ampio che andrebbe fatto rispetto al bilanciamento, agli equilibri con la Cina e al ruolo che la Russia può avere. Proprio negli ultimi giorni un candidato minore delle primarie repubblicane, ma comunque un candidato delle primarie repubblicane che vive a Ramaswamy, ha proposto apertamente di cercare al più presto una distensione con la Russia per ripetere un po' quello che fu fatto all'epoca dell'Unione Sovietica con la Cina. Quindi l'avvicinamento tra Stati Uniti e Cina, che fino allora erano stati ovviamente molto distanti anche per motivi ideologici, non solo geopolitici, per creare un asse che andasse a colpire e isolare l'Unione Sovietica. Quindi la proposta che è stata fatta da questo candidato repubblicano, che non ha grosse speranze di vincere, però se riuscisse a guadagnare consensi magari potrebbe ambire, penso che questo sia il suo obiettivo finale, magari a un ticket come vicepresidente, è proprio quello di arrivare a un accordo con la Russia sull'Ucraina, un accordo sistemico che deve riguardare tutta la sicurezza euroatlantica con il coinvolgimento della Russia, quindi andando incontro anche a quelle che sono viste come le richieste ragionevoli da parte di Mosca, in modo da avere in ultima istanza un alleato anche nel fronteggiare l'ascesa della Cina.